Ma questo è semplicemente l'allestimento che avevamo all'Expo di Milano, dove avremmo voluto lasciarlo in via permanente, ma purtroppo la precedente amministrazione aveva sottovalutato questo evento. È un preludio di quello che faremo tornando ad Expo in accordo con Regione Lombardia nel mese di settembre, quando, oltre a presentare tutte le cose belle della nostra regione, organizzeremo anche una serie di incontri e di tavole rotonde sulle infrastrutture e sulle prospettive di collaborazione e di sviluppo delle regioni del nord Italia. È un piccolo evento che vuole essere semplicemente sintomatico e dimostrativo dell'attenzione che volevamo mettere nello sviluppo economico legato al turismo e nello sviluppo economico legato a quelle reti infrastrutturali che ci collegano verso i paesi del nord, che sono state per troppo tempo sottovalutate. Ma questo è un punto dedicato a chi vuole entrare. Entri, spero che cominci a funzionare anche l'aria condizionata, altrimenti diventa una cosa un filo punitiva come itinerario culturale. Ma detto la calura, che spero possa diminuire nei prossimi giorni, è un punto simbolico. Ripeto, questo allestimento non era fatto per questo posto, era fatto per il nostro stand a Milano, sarebbe stato buttato via dopo soli 7 giorni, l'abbiamo recuperato e messo qua a disposizione della cittadinanza genovese, dei turisti che passano, di tutti coloro che vogliono rendersi conto di quanto è grande e bella la Liguria, con la diversità del mare, delle creature che la abitano, delle piante, delle ricette, che poi sono anche frutto della cultura di una popolazione e della sua storia. Tutto questo poteva essere una grande via che univa Genova a Milano, che univa una città con vocazione portuale turistica a una città con vocazione commerciale e industriale come Milano. Purtroppo tutto questo non è stato costruito per tempo, purtroppo abbiamo vinto le elezioni con qualche mese di ritardo rispetto a un progetto più compiuto. Adesso su questa strada noi stiamo organizzando 10 giorni ad Expo di Milano, dove insieme alla Lombardia, nella Casa della Lombardia che ci verrà prestata e allestita per l'occorrenza, e dentro Padiglione Italia, dove abbiamo un altro spazio, cercheremo di costruire 10 giorni coerenti per spiegare la nostra idea di Liguria, la nostra idea di sviluppo, la nostra idea di turismo, la nostra idea di cultura come fonte di reddito per le popolazioni di questa terra, la nostra idea di collaborazione con le regioni vicine per costruire, a partire dal Terzo Valico, quelle infrastrutture che sono indispensabili.